Oggi vi voglio raccontare di una perla e il significato della perla. La perla è una cosa speciale, è una cosa segreta, è una cosa che quando si trova è un evento spettacolare per chi la trova. E questa perla, che nasce da un granello di sabbia, piano piano il granello di sabbia diventa una perla. Allora, il significato della perla. La perla è un oggetto prezioso, è un ornamento particolare che nasce com'è, che non viene in qualche modo lavorato, ma di per sé nasce così. E questa perla ne parla anche la scrittura. Dice: è come quell'uomo che, trovando la perla, vende tutto per questa perla, perla preziosa. Ed è come qualcuno che ha trovato una cosa che vale più di tutto, vale più del mondo intero. E questa è un po' la mia esperienza. La mia esperienza personale, familiare, perché 20 anni fa ci siamo stati disponibili, io, mio marito e i nostri 4 figli, che all'epoca erano piccoli, per andare dove Dio voleva, ma non senza fare grandi cose. Vivere cristianamente, nell'unione, nell'unità e nell'amore. E questo è successo. Siamo andati molto lontani, siamo andati a finire alla parte opposta, all'altro capo del mondo, e ovviamente diciamo che ci sono state sofferenze, perché è stato lasciare affetti, la casa, il lavoro. In qualche modo abbiamo tagliato un legame prezioso, anche se non si può dire tagliare, perché l'amore profondo è forte, però ovviamente non vive i genitori, i fratelli, non poterli vivere giornalmente crea una sofferenza, ma è una perla troppo preziosa questa. E dove è nascosto la verità, dove è nascosto il vero tesoro, che è in qualche modo Gesù Cristo. Sembrano retoriche, ma nella vita vera questa non è una retorica. E anche perché c'è da dire, da parte mia, che dove mi trovo io, si parla l'inglese, è vero, l'inglese lo sanno tutti, ma per me è stato difficile, perché avevamo 4 bambini piccini,
e quindi abbiamo, io sono stata dietro a loro, in qualche modo li ho fatti crescere, mio marito doveva lavorare e quindi crescendoli, stando a casa, non ho, per più di 17 anni non ho potuto studiarlo né praticarlo, quindi a volte impari una lingua in maniera sbagliata e te la porti dietro, è come se ti rimane, no? Questo sbaglio continuamente. E non masticandolo, tutti i giorni alla fine non ti viene. Quindi ho avuto molte umiliazioni qua in questa terra, ma tante, tante umiliazioni. Ma perché chi non parla una lingua per bene è considerato un analfabeta, no? Cioè ovviamente ci sono tanta gente che non capisce, tanta gente che ha pregiudizi, è razzista. Quindi ho avuto molte umiliazioni, e però e ci sono stati dei momenti alti, dei momenti bassi, dei periodi più difficili e dei periodi meno. Però devo dire che questa perla preziosa che è Cristo, che alcuni potrebbero dire costa troppo, no? Lascia stare, ti chiede troppo, ma la risposta alla vita è la cosa che a me mi ha fatto muovere per andarmene dove Dio voleva, in qualche modo dandomi disponibile, è stato facile in quel momento, perché di fondo la risposta alle nostre solitudini non ce l'ha nessuno, e l'unico che può entrare in queste è solo Cristo, e questo ha mosso i miei piedi. E questo è stato quello che muove i piedi ancora oggi a me, continuare a stare qua e questa perla è molto preziosa e vale la pena. Avere speso tutto per questa perla, perché questa è l'unica risposta, è l'unica risposta ai nostri perché, alle nostre sofferenze, ai nostri bui, alle nostre notti. Che quando è il nostro sole, no? Quando la notte non può dormire perché hai una preoccupazione, appena sorge il sole questa preoccupazione diventa meno pesante, e questo sole è Cristo, questo sole per me è Cristo.